Grazie, grazie di essere venuti. Cercherò di essere rapidissimo, soprattutto per non togliere spazio ai nostri relatori, particolarmente autorevoli. Vi presento rapidamente, dall'altra parte del tavolo, Gastone Breccia, che insegna storia bizantina e storia militare antica all'Università di Pavia e che, come voi, alcuni di voi ricorderanno, è stato già il nostro ospite nella turma a parlare delle guerre balcaniche. Qui a fianco a me abbiamo invece Stefano Marcuzzi, che collabora con l'Università di Dublino ed è analista NATO, esattamente l'altro. Il libro, che fra l'altro è in vendita qui appena fuori la porta, è diviso in due parti. Gastone ha curato la prima parte, quella che si riferisce ai conflitti italiani 1911-1945, e Stefano quella successiva, in cui si parla della monarchia senussita e poi del lungo regno, chiamiamolo così, di Muammar Gheddafi. È un libro scritto accurato, ben scritto e scritto soprattutto con grande equilibrio. Una questione ovviamente sempre un po' all'ordine del giorno quando si tratta di vicende italiane. Io cercherò di essere un lettore rapidissimo. Alle mie spalle vedete una foto del 1888 di alcuni navi che stanno passando per il canale di Suez. Perché? Perché poi tutta la vicenda del colonialismo italiano in definitiva è legata all'apertura del canale che rende nuova centralità al Mediterraneo e la dà al Mar Rosso, e questo influenza le scelte di politica estera italiana. Detto questo, io lascio immediatamente la parola, scuso anche se è stato un po' lunghetto, e lascio immediatamente la parola a Gastone Breccia, che ci racconterà la prima parte di questa narrazione. Grazie Gabriele, buonasera a tutti, sono molto felice di essere di nuovo a Siena dopo 5 mesi, quanto è passato, più o meno. L'altra volta parlavo di Afghanistan, stasera di Libia, sempre paesi, in questo caso neanche tanto lontano, la Libia non è tanto lontana, insomma, in cui l'Italia ha combattuto in tempi più o meno recenti. Come diceva Gabriele, il libro l'abbiamo scritto a quattro mani, ma in realtà ci siamo divisi molto bene il tema, perché io parlo della Libia italiana, per l'appunto, dalla conquista del parziale del 1911 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Stefano raccoglie il testimone quando, appunto, dopo la Seconda Guerra Mondiale cambia radicalmente la storia del paese, insomma, il paese post-coloniale. E devo dire, con l'editore, quando abbiamo parlato per la prima volta di mettere in cantiere questo libro, quindi con gli amici del Mulino, avevamo in mente di offrire ai lettori italiani una prospettiva storica di medio periodo, quantomeno, no? Un secolo, 110 anni di prospettiva storica, per un po' aiutare i lettori a comprendere quelli che sono i problemi anche della Libia attuale. Insomma, la Libia da 10 anni conosce una situazione particolarmente confusa, è difficile anche per gli specialisti, per gli analisti più, così, più ferrati, seguire tutte le vicende delle lotte intestine, della guerra civile, di cui poi vi parlerà Stefano, ma certamente sono vicende che si capiscono meglio se uno ha un'idea più chiara di quello che è accaduto in questo paese, almeno dal 1911. E purtroppo la Libia, di Libia se ne parla poco, ne stavamo parlando noi poco fa, e con tutto che dovrebbe essere un tema per noi italiani veramente, non dico centrale, fondamentale, però insomma un tema presente nella nostra politica estera, nelle nostre preoccupazioni anche di cittadini, in realtà se ne parla veramente poco. Nonostante dalla Libia arrivino migranti, nonostante i nostri interessi economici in Libia siano notevolmente, appunto, siano stati forti in passato, ma lo siano tuttora, è un tema di cui si parla troppo poco. Quindi, insomma, il nostro tentativo, la nostra speranza era di contribuire, no, anche un po', non dico ad accendere un dibattito, ma a dare spessore, ecco, insomma, alle conoscenze degli interessati su un paese così, insomma, così difficile da capire, su vicende così difficili da capire. Come vi dicevo, io mi sono occupato della parte dal 1911 al 1943 di fatto, e insomma, studiando queste vicende mi sono reso conto di tante cose già evidenti, direi, in questa fase, che ancora hanno un effetto sugli avvenimenti attuali. Ma la prima considerazione, sarò molto schematico, chiaramente vi darò soltanto così qualche suggestione sul periodo che mi riguarda. La prima considerazione è una considerazione geografica, anche perché non si capisce niente della storia se non si capisce prima qualcosa della geografia dei paesi interessati.
Quando ho iniziato a studiare per questo libro, ho cominciato un po' anche dal mondo antico, ma per capire che cosa fosse stata la Libia come entità, insomma, no? Diciamo, geografica e politica nei tempi antichi. E la cosa chiara è che la Libia non è mai esistita fino a tempi molto recenti. E questo spiega qualcosa anche delle difficoltà attuali di mettere insieme un paese, di governarlo da un solo punto. Se uno guarda la storia romana, ad esempio, la storia soprattutto antica e romana, si rende conto come Cirenaica e Tripolitania, no? le due grandi regioni costiere, hanno sempre seguito destini diversi. Sono proprio sempre state geograficamente divise dalla Sirtica, da questo grande deserto ampio circa 800 km che divide le due zone più fertili, e ognuna ha guardato proprio a punti cardinali diversi. La della Tripolitania ha guardato a ovest, quindi all'attuale Tunisia per capirci, e poi comunque al Mediterraneo occidentale. La Cirenaica, cioè la zona di Bengasi, Tobruk, eccetera, ha sempre guardato all'Egitto e al Mediterraneo orientale. Tanto è vero, per darvi soltanto un'idea di quanto fossero diverse queste due regioni, che quando l'impero romano si divide in pars orientis e occidentis, la Cirenaica, dove si parla greco, tra l'altro, dove la liturgia viene celebrata in greco, appunto ci sono grandi vescovi greci come Sinesio di Cirene, che sono personaggi importanti, la Cirenaica guarda ad Alessandria d'Egitto e all'Oriente, la Tripolitania guarda all'Occidente, parla latino, fa parte della diocesi di Italia e Africa, quindi dell'impero d'Occidente, hanno due destini diversi. Questi due destini diversi rimangono sostanzialmente separati per millenni, persino sotto la dominazione ottomana, dove i due vilayet, le due province, hanno governatori diversi, hanno appunto problematiche diverse anche dal punto di vista poi del loro sviluppo interno. Quindi l'unificazione della Libia è veramente un fatto, direi, non solo recente, ma artificiale, che va contro quelle che erano di fatto i vantaggi che ciascuna di queste due regioni poteva godere legandosi l'una appunto all'Egitto e all'Oriente e l'altra invece all'Africa occidentale. E questa unificazione della Libia dipende soprattutto dalla conquista italiana, perché certamente erano ancora amministrate dal governo ottomano prima che arrivassimo noi, però vi dicevo con un rispetto per l'autonomia delle due regioni. Non sto citando la terza regione che è il Fezzan, la regione interna, il deserto profondo, diciamo così, che anche quello ha ulteriormente una sua appunto ulteriore autonomia rispetto alle due regioni costiere, ma le due regioni costiere sono le più importanti di fatto economicamente e politicamente. Quindi l'Italia, invadendo i vilayet, le province ottomane, e conquistandole in parte tra l'11 e il 12, viene a creare un'entità, una nuova entità geopolitica che non esisteva, insomma, concepita in quel modo fino al 211-12. Questo è il primo punto da aver presente. Secondo punto, l'invasione italiana, la conquista italiana, è un fatto, appunto, direi del tutto ingiustificato. Non eravamo stati provocati dall'impero ottomano, non correvamo alcun pericolo, così non dico aggressione, ma neanche così di danno ai nostri interessi. Semplicemente volevamo partecipare allo Scramble for Africa, come si dice, questa corsa a mettere le proprie bandierine sul continente africano che aveva interessato tutte le potenze, le grandi potenze europee, un po' da ultimi, perché gli altri avevano già preso il meglio. Era rimasta la Libia, non a caso abbandonata ancora agli ottomani perché non presentava un particolare interesse economico, e che l'Italia considera invece obiettivo strategico rilevante, perché non tanto perché spera di trasformarla in una terra promessa fertile dove insediare chissà quante migliaia di agricoltori, cosa che viene spacciata all'interno dell'opinione pubblica interna come obiettivo chiaramente, ma perché dal punto di vista strategico avere di fronte alla Sicilia un punto d'appoggio, diciamo così, no? Che chiuda il Mediterraneo centrale tra due sponde italiane era evidentemente ma un logico vantaggio, direi, strategico, pensando poi a un futuro sviluppo della politica estera italiana, che nel 11
anzi direi all'inizio del XX secolo, insomma, c'erano delle ambizioni di diventare una potenza, se non proprio una grande potenza, ma insomma una potenza di medio livello nello scacchiere europeo. Quindi si pensò di approfittare della debolezza estrema dell'impero ottomano per guadagnare una posizione strategica in Africa che poi sarebbe tornata utile. Per l'opinione pubblica interna si iniziò invece a parlare spudoratamente di una terra promessa che sarebbe stata appunto consegnata a migliaia e migliaia di agricoltori che avrebbero trasformato in un giardino, eccetera, eccetera. Cosa che non solo era improbabile, ma si sapeva che era praticamente impossibile. Esistevano già degli studi fatti, tra l'altro non da italiani, ma per conto dell'agenzia ebraica che pensava anch'essa di portare dei coloni in Cirenaica, degli studi che dimostravano come fosse difficilissimo trasformare appunto Tripolitania Cirenaica in un giardino, in regioni che potessero dare un grosso contributo all'economia agricola nazionale. Questi studi erano noti, tra l'altro ho ritracciato uno studio, era posseduto a Firenze dall'Istituto Geografico Militare prima dell'inizio dell'austerità e me l'hanno confermato, quindi insomma non regge il fatto, no, di illudersi tanto della potenziale ricchezza di Tripolitania Cirenaica. Fu una guerra di aggressione con scopi appunto strategici precisi che venne condotta in maniera, qui andrebbe insomma analizzata passo per passo, ma in maniera controversa direi, perché per alcuni aspetti il Regio Esercito si dimostrò all'altezza della situazione, usò anche armi e mezzi all'avanguardia, abbiamo visto il primo volo aereo di un aereo militare, insomma, quindi riuscì a risolvere problemi logistici da incubo, insomma, in una terra come l'Africa settentrionale. Per altri aspetti invece ci fu da una parte un certo pressappochismo e dall'altra poi una certa incapacità di capire che tipo di guerra si stava combattendo. Mi spiego meglio, abbiamo visto l'esempio, il caso tragico di Sharashat, no? di questa imboscata in cui cade di fatto un reparto di bersaglieri e che soltanto una ventina di giorni dopo l'inizio dell'invasione-occupazione italiana, in cui vengono massacrati appunto 350 italiani, circa alcuni in maniera abbastanza tremendamente crudele. E questo è un caso di studio perfetto, no? Perché gli italiani arrivano in Libia convinti che la popolazione li accoglierà bene, perché gli era stato detto che il dominio ottomano era poco gradito. Si trovano invece di fronte a un'opposizione molto dura anche da parte dei civili. Nel caso di Sharashat accade quello che accade spessissimo in questo tipo di conflitti, cioè delle bande di civili armati infieriscono sull'esercito occupante e questo scatena una repressione feroce. L'abbiamo visto, no? Lo stesso Campello dice 4-5 mila fucilati, forse più o meno, non si può stare tanto a distinguere. Non è che sia particolarmente cattivo lui, è che capita sempre così. Cioè, di fronte a un episodio come Sharashat, l'esercito occupante reagisce moltiplicando chiaramente le atrocità, quindi impiccando chiunque sia sospettato di aver collaborato con chi ha teso l'imboscata ai bersaglieri, fucilando appunto migliaia di persone, eccetera. Quindi che cosa succede? Dopo 20 giorni inizia la classica guerra di controinsurrezione terribile in cui si commettono atrocità da entrambe le parti, che certamente non può portare a un solido e proficuo regime di occupazione e sviluppo del paese da parte italiana. La guerra finisce nell'arco di un anno perché la Turchia ha altro a cui pensare, davvero l'impero ottomano era in disfacimento, non può continuare ad alimentare un conflitto in due province che ormai dà per perse, quindi finisce la guerra con gli ottomani e le due province passano, i 2000 yetter passano in maniera anche ambigua, insomma con una formulazione ambigua, comunque sotto controllo italiano, ma in realtà la guerra non finisce per niente, perché in quel momento, da quel momento continua una sorta di lunghissima guerra di controinsurrezione, appunto, non sono neanche più i regolari turchi, ci sono soltanto le bande armate, chiamiamole così, delle tribù locali, che durerà fino al 1931, quindi quasi altri 20 anni. E qui ve la faccio breve perché invece altrimenti sarebbe molto interessante, ma è un tema
appunto un po' all'atere di quello di cui dobbiamo parlare stasera, credo. Il Regio Esercito per 20 anni si impegna appunto in questa campagna per estirpare l'opposizione armata libica, all'inizio con scarsissimi risultati, ci sono veramente delle sconfitte molto dure anche patite da reparti italiani tra il 14 e il 15, poi lentamente, soprattutto dopo la fine del primo conflitto mondiale e dopo l'instaurazione del regime fascista in Italia, viene lasciata mano libera abbastanza ai comandanti locali, i quali, bisogna dire, da un lato certamente usano la forza militare di cui dispongono senza grosse restrizioni, dall'altro imparano a fare questo tipo di guerra. Tecnicamente diventano più capaci dei loro avversari, utilizzano in maniera molto abile le truppe indigene di cui dispongono, che quasi tutte provengono dall'Eritrea, non sono libiche, ci sono anche truppe libiche, utilizzano un sistema di colonne mobili che è molto più efficace dei vecchi, insomma, vecchi metodi più convenzionali utilizzati dall'esercito italiano negli anni precedenti, e a poco riescono a soffocare militarmente questa opposizione, portando poi avanti anche una politica di divide timpera, insomma, tra le tribù locali, che alla fine ha un risultato, insomma, oggettivamente ha un risultato. Si arriva nel 31 che il paese è pacificato, è un caso, anche questo interessante, benché crudelissimo, di successo, insomma, no? Nel soffocare una resistenza armata. E a quel punto comincia davvero un'altra storia, quando la resistenza viene spezzata e gli ultimi focolai vengono soffocati in Cirenaica, famosissimo, no? L'arresto, la cattura prima, poi l'arresto di Omar al-Mukhtar, questo anziano guerrigliero, e vi ricorderete che l'ultimo viaggio di Gheddafi in Italia, Gheddafi sbarcò all'aeroporto portando sul petto della sua giacca così, un po' da operetta, insomma, no? Questi uniformi che lui amava, però portando una grossa fotografia con Omar al-Mukhtar in catene, loro condotti in catene al luogo della sua esecuzione, perché Gheddafi voleva far rimarcare come gli italiani avessero stroncato, soffocato nel sangue in maniera feroce una resistenza di popolo, insomma. Ecco, ma nel 31 gli italiani ci riescono, a quel punto comincia un'altra storia. Negli ultimi 10 anni della Libia italiana, quasi tutti sotto il governatorato di Italo Balbo, sono davvero un'altra storia. Perché, e qui vi garantisco, non sono un nostalgico assolutamente, non, però analizzando l'operato di Balbo in quegli anni, davvero ci sono dei sintomi di sviluppo e di progresso, diciamo così. Balbo si fa davvero in quattro per cercare di dare alla colonia una prospettiva quantomeno di sviluppo, di integrazione dell'economia nazionale e localmente proprio anche di consenso, di conquista del consenso delle popolazioni locali. C'è del paternalismo, c'è ancora del razzismo nascosto, ci mancherebbe, non voglio assolutamente fare di Balbo un governatore illuminato, però sicuramente ci sono delle azioni che incidono sulla realtà locale, costruzione di infrastrutture importanti, ma anche musei, scuole, moschee, biblioteche, sviluppo al turismo, addirittura c'è un gran premio automobilistico che si corre a Tripoli e che attira turisti, cioè il paese, la colonia di Libia si muove. Purtroppo Balbo è un po' solo, nel senso che a Roma non gli si dà l'appoggio che meriterebbe, soprattutto non si fa quello che lui chiede, cioè equiparare i cittadini libici ai cittadini italiani, ancora sono considerati cittadini di serie B. Comunque tutta questa evoluzione, questo lento progresso della Libia, che ancora era un paese molto arretrato, ancora dipendeva dagli aiuti italiani anche per lo sviluppo agricolo, quindi non voglio dare un'idea troppo rosea, però comunque questo lento sviluppo viene chiaramente troncato nel 40, quando l'Italia entra in guerra e la Libia a quel punto diventa un fronte di guerra immediatamente, no? Perché confina con l'Egitto britannico e la campagna che inizia appunto nel deserto va subito particolarmente male per noi italiani. Quindi c'è una disfatta della nostra armata in Libia che viene sonoramente sconfitta da una forza numericamente molto inferiore britannica, il che poi costringerà i tedeschi a intervenire al nostro fianco, a quel punto inizierà
l'epopea cosiddetta dell'Africa Corps di Rommel, che avanti e indietro percorrerà 3 volte la Libia, causando ovviamente immense devastazioni, soprattutto tra il confine egiziano e la Sirtica, insomma, il centro della Libia, ma di fatto a quel punto ormai non c'è più nessuna possibilità per la Libia, no, di proseguire sulla via dello sviluppo che era stata tracciata, diventa un campo di battaglia, da cui poi veniamo appunto invece scacciati dopo la vittoria britannica di El Alamein, insomma, l'inizio della ritirata che non si fermerà più. E, ecco, quindi dal punto di vista militare, io sono storico militare, ho studiato soprattutto questi aspetti, questa parabola della Libia italiana che inizia nell'11 e finisce nel 42, insomma, all'inizio del 43, i primissimi mesi, due mesi del 43, ha molti motivi di interesse. E di fatto il Regio Esercito si trasforma anche attraverso il confronto prima con gli ottomani e i libici che li appoggiavano, poi soltanto con i libici, e poi alla fine nel grande calderone della Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista storico-politico, quello che è evidente in questi decenni è che l'Italia cerca di sfruttare le divisioni interne che esistono tra le tribù libiche a proprio vantaggio, comprensibilmente in un certo senso, affinché deve conquistare il paese, ma questo poi è un'arma a doppio taglio, chiaramente, perché diciamo, esasperare i contrasti interni di un paese che stai cercando di pacificare, conquistare, poi prima conquistare, pacificare e poi avviare sulla strada dello sviluppo, non servirà poi a percorrere questa strada di sviluppo. E infatti il perdurare di questi contrasti interni tra tribù, tra elementi che continuano ciascuno a seguire poi una propria agenda, come si dice, farà sì che anche nel secondo dopoguerra la storia della Libia sia stata poi così lacerata, così drammatica. E qui direi che posso lasciare la parola a Stefano, che appunto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi ha continuato la storia del paese. Buonasera, uso quello. Sì, 2 secondi, mentre Gastone parlava non lo sapeva, ma io ho mostrato alcune immagini tratte da alcune cartoline, ovviamente propagandistiche, ovviamente volevo far vedere l'ampiezza del lavoro di costruzioni fatte tra gli italiani a Tripoli e Bengasi. Mentre queste immagini riprendono l'arco di Fileni, che era praticamente il compimento della Via Balbia, costruito nel 1937 dall'architetto Florestano Di Fausto, con cui non si conclude peraltro il saggio di Gastone, con una parola un po' tra il ironico e il malinconico per questi grandi spese fatte dallo Stato italiano, poi non finalizzate ovviamente da un risultato duraturo. Libia turistica, sì, perché questa costruzione fu eretta nel 1937 nel congiunto punto in cui si congiungevano dei confini tra Tripolitania e Cirenaica. Appunto c'era questa scritta tratta dal Carmen Seculare di Orazio, fu risparmiata dal re Idris, che fece cancellare le scritte, ovviamente, vedete, c'è una scritta a caratteri cufici, e poi fu fatta demolire invece da Getafe. E le statue dei gemelli Fileni erano 2 cartaginesi che si erano immolati per la gloria, diciamo, della loro parte, nel conflitto contro i greci di Cirene, giacciono tuttora in un museo di Sirte, se non vado errato. Quindi praticamente l'arco di Fileni in qualche misura fa un ponte tra la prima parte dell'intervento di Gastone e la successiva è stato il fare invece il nostro amico. Grazie, buonasera a tutti, intanto grazie di cuore dell'invito, per me è un grandissimo piacere essere qui. Io ho fatto una scaletta di alcuni argomenti che vorrei, come dire, lanciare un po' come stimolo, però per aprire poi il dibattito, perché spesso è proprio dal dibattito che poi saltano fuori le cose più interessanti. Molto velocemente un po' una panoramica di temporale, diciamo. La storia della Libia dopo la sconfitta dell'Italia si può dividere in 3 periodi, grosso modo. Il primo periodo, che è quello che parte dall'indipendenza sotto re Idris al-Sanussi, che altro non era se non uno dei leader, anzi il leader spirituale che
mantiene viva la fiamma della resistenza nei confronti dell'Italia, perché è spirituale, perché in realtà è un leader religioso dell'ordine appunto della Senussia, e fisicamente lui stava in Egitto, aveva delle affiliazioni tribali soprattutto con le tribù beduine della Cirenaica, dove non a caso poi ci furono le ultime resistenze ai colonizzatori italiani, e che però avevano dei rami di queste tribù che erano transfrontalieri, quindi erano in Egitto. E lui si recò fisicamente in Egitto, lasciando sul campo a dei guerriglieri più capaci, tra cui appunto al-Murtar, il compito di condurre la guerriglia. E diviene re nel 1951 di una Libia indipendente, e comincia un percorso di difficile costruzione di identità nazionale che possiamo dire non è ancora conclusa in realtà. Il regno di Idris dura fino al 1969, quando, come tutti ricordate, Gheddafi fa il colpo di Stato. Questo è il secondo macro periodo della storia politico-militare della Libia, e che appunto racconta la storia, l'ascesa al potere di Gheddafi, il suo regime, 42 anni del suo regime, con tutto ciò che significa affrontare un tempo così lungo. Difficilissimo valutare un regime che dura così tanto, attraversando fasi storiche così differenti, percorrendo la vita umana di un uomo che prende il potere che ha 27 anni e dura praticamente per tutto il resto della sua vita come un capo assoluto, in grado di detenere un potere quasi assoluto in Libia. Questo, come potete capire, determina anche probabilmente un suo degrado fisico e mentale a un certo punto, soprattutto negli ultimi anni. E quindi appunto la storia del regime di Gheddafi, i suoi successi, perché ne ebbe, i suoi fallimenti, perché ne ebbe, i suoi crimini anche, e la sua fine violenta nel 2011. E poi l'ultimo decennio che si apre con la morte di Gheddafi e arriva fino ad oggi praticamente. Il libro doveva uscire in occasione delle elezioni della fine dell'anno scorso, che erano fissate per il 24 di dicembre, data simbolica perché è il giorno dell'indipendenza della Libia. Le elezioni, come sapete, non sono avvenute, poi magari alla fine diciamo anche perché. Oggi la Libia si ritrova ad avere, proprio in questi giorni, non se ne parla perché ovviamente c'è l'Ucraina che è l'argomento inevitabilmente prioritario, ma proprio in questi giorni, proprio oggi, in queste ore, stavo cercando gli ultimi aggiornamenti per vedere se si stavano sparando addosso, perché c'è di nuovo due governi rivali, uno dei quali oggi sta tentando di entrare a Tripoli, portavano bandiere bianche, come dire, non facciamo come nel 19 che ci spariamo addosso, vediamo se riusciamo a fare un passaggio di consegne concordato, ma insomma le milizie ciascuno ha le sue, quindi la situazione è di nuovo di un paese spaccato. Ora, in merito a questa parabola, se vogliamo, di unificazione e disgregazione, un aspetto che è molto interessante è la mole di violenza a cui è stato sottoposto il popolo libico in questi 100 anni circa di storia, e di cui però è stato anche fautore protagonista, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, non corriamo il rischio di vedere i protagonisti della nostra storia sempre solo come vittime e non come attori, ok? Ed è per questo che noi abbiamo intitolato il nostro libro Le guerre di Libia. Il nostro libro non vuole essere un libro sulla storia politica della Libia, ma soprattutto, cioè, chiaramente la politica viene fuori. La guerra, diceva Clausewitz, è il prosieguo della politica con altri mezzi. Quindi c'è una storia politica, una dimensione sociale, economica, però il focus è sulle guerre, sui tipi di scontro che hanno visto protagonista il popolo libico. Perché se ci fermiamo a fare due conti, la storia della Libia è costellata di guerre. Non solo quelle che ovviamente citava Gastone, ma già dal 51, anno dell'indipendenza, si fanno le prime elezioni, che poi resteranno le ultime libere fino al 2012, dopo la caduta di Gheddafi. I vincitori, gli sconfitti di quelle elezioni, si sparano addosso subito. Quindi la Libia
è un paese che già dalla primissima consultazione elettorale rischia di nuovo di spaccarsi in un sentiero di sangue. Sotto Gheddafi, ancora una volta, come riassumere il regime di Gheddafi in due parole? Non si può. Però mi piace ricordare questo, cioè uno si immagina Gheddafi e si ricorda le relazioni di Gheddafi con Berlusconi, piuttosto che con Leni, piuttosto che con Reagan, per chi magari si ricorda gli anni della Guerra Fredda, con Sarkozy. Ecco, le relazioni di Gheddafi con l'Occidente, con l'URSS, l'Unione Sovietica, e tendiamo a dimenticarci che Gheddafi condusse una guerra ventennale ibrida, a volte con mezzi non convenzionali, altre volte in forma convenzionale di invasione militare, in Chad, per assumere il controllo del Chad o quantomeno farne uno stato satellite della Libia. E quindi lì furono 20 anni di guerra combattuta da migliaia di libici, da cui i libici uscirono sconfitti e umiliati, con un decimo dell'esercito morto, non di perdite, di caduti, 1 su 10. Poi c'è la rivolta del 2011 che si tramuta in una guerra di 7 mesi in realtà, con l'intervento esterno della NATO, come sapete. E poi ci sono le crisi militarizzate degli anni recenti, che in realtà è, come dire, uno stilicidio di escalation militari, con due picchi in particolare, uno lo vedete nella mappa, questa è la crisi del 2014, poi la descriviamo meglio, e l'ultima è quella del recente, del 19 e del 20. Queste due guerre civili in realtà fanno da accompagnamento a una serie di altre minacce interne alla Libia che hanno a che fare con la presenza del jihadismo. Tra il 14 e il 16 c'è una presenza territoriale dell'ISIS nella Sirtica, che hanno a che fare con un'emergenza umanitaria e migratoria, come sapete, che hanno a che fare con una crisi economica, perché c'è il proliferare dell'economia parallela, del mercato nero, il collasso degli introiti degli idrocarburi e quindi anche dell'esportazione degli idrocarburi libici oggi, perché l'Europa non è indipendente dalla Russia. 110 miliardi di dollari, è stato calcolato, si è perso da parte dell'Occidente di petrolio libico per via delle escalation militari che hanno portato a diversi blocchi della produzione. Quindi appunto, com'è che non se ne parla abbastanza in Italia? Com'è che non ci rendiamo conto che la Libia è cruciale per i nostri interessi, anche proprio meramente interessi, tralasciando la dimensione umanitaria, strategici? E poi c'è una violenza, quindi una crisi sfaccettata, multiforme, e poi c'è una violenza politico-etnica applicata praticamente da tutti i protagonisti principali della storia della Libia, sul loro stesso popolo, su parti del loro popolo. Gheddafi ovviamente è il più famoso, ma lo stesso Idris, e poi tanti altri piccoli signori della guerra odierni. Khalifa Haftar è l'ultimo aspirante autocrate, è ex generale gheddafiano, colui che ha condotto, quella parte verde che vedete nella mappa, ha condotto l'ultima offensiva su Tripoli per cercare di prendere il potere alla testa di un esercito cirenaico. Ecco, tutti costoro hanno perpetrato gravi crimini contro l'umanità nei confronti di avversari, di minoranze percepite come ostili e più in generale di fazioni tribali avverse. E dopodiché c'è la violenza importata in Libia da attori esterni. Ovviamente l'esempio coloniale è più classico, la guerra mondiale è pacifico, ma anche successivamente e anche in anni molto recenti in Libia abbiamo avuto una serie di guerre per procura da parte di attori geopolitici, occidentali e non, che hanno in realtà alimentato questo ultimo decennio di scontri militari. Quindi studiare la storia della Libia significa calarsi in una realtà, in un secolo circa di storia, in cui l'esperienza della violenza organizzata
militare e paramilitare, è stata endemica e invasiva nella storia del popolo libico. E questo credo aiuti anche a capire come mai è così difficile arrivare a una pacificazione da parte di un popolo che vive ferite ancora aperte e che soprattutto vive una enorme sfiducia reciproca da parte delle fazioni in cui si è frammentato quel popolo. L'altro aspetto interessante è la presenza di quelli che noi abbiamo chiamato tre spettri, che aleggiano sulla storia e sulla vita dei libici, praticamente in tutte queste fasi che abbiamo citato. E quindi questo è un aspetto che si coglie nella sua profondità soltanto assumendo una prospettiva di longue durée. Questi tre spettri sono, da un lato, la frammentazione, l'estrema frammentazione politica di quel paese. È una frammentazione di stampo etnico, in Libia c'è una componente araba, una componente berbera, una componente di tribù miste arabo-berbere, una componente tebu, una componente tuareg. C'è una frammentazione di tipo religioso, non nel senso di sciiti contro sunniti, come è il caso della Siria, ad esempio, o dell'Iraq, o di altre realtà del Medio Oriente, quanto piuttosto è uno scontro fra i propugnatori dell'Islam politico e gli oppositori acerrimi nemici di quel tipo di soluzione. È uno scontro interno al mondo sunnita, prevalentemente. Però è anche una frammentazione di tipo tribale. La Libia è un paese con circa 140 tribù la cosa interessante e difficile da cogliere è che queste tribù si sono nel tempo sparpagliate in quell'immenso paese che è la Libia e di conseguenza i confini tribali e delle milizie che poi ciascuna tribù tende a mettere in piedi sono difficilissimi da mappare. E qui io mi soffermerei un attimo sulla cartina che vedete. Questa cartina è una delle migliori che ho trovato e ciò nonostante non mi soddisfa appieno, nel senso che ha il merito di mostrare con diverse sfumature dello stesso colore quelle che sono le aree di effettivo controllo delle fazioni e quelle che sono le aree di controllo, diciamo, nominale. Okay. E quindi vedete appunto in giallo le realtà tripolitane, in verde quelle cirenaiche, poi ci sono le realtà tuareg e tebu nel Fezzan, ma come vedete c'è del verde anche in Tripolitania, c'è anche del marrone che sono gli amazigo, i berberi che tendono a essere a creare alleanze instabili opportunisticamente. Perché ci sono queste e ci sono altri elementi non segnati nella carta, ad esempio a Bengasi, lì dove viene lanciata l'operazione di Haftar, che si mette alla testa di quella che lui chiama operazione dignità, di un esercito privato fondamentalmente, facendo appello agli ex gheddafiani e dicendo ripuliamo Bengasi dagli islamisti, quindi lancia una campagna apparentemente, diciamo, laica, se vogliamo, ok? Poi si tramuterà in realtà in uno scontro frontale contro qualunque fazione gli sbarri la strada e si allerà con certi salafiti mafcalisti, quindi capite che le geometrie sono sempre variabili e complesse. Però appunto a Bengasi ci sono dei battaglioni islamisti alleati con Misurata che dovrebbero essere gialli, ma siccome è troppo piccolo non sono segnati. Il verde che vedete in Tripolitania è la coalizione di milizie che faceva capo, questo è il 14 mi ricordo, a Zintan. E questo è legato sia appunto all'appartenenza ideologica dei gruppi, quindi appunto dal punto di vista dell'Islam politico o contrario a quello, ma anche dal punto di vista tribale. Perché ad esempio Misurata è la grande rivale storica di Zintan. Quindi se Misurata appoggia i battaglioni islamisti di Bengasi, automaticamente Zintan si schiera con Haftar, perché è nemica di Misurata, non tanto perché abbia una posizione ideologica contrapposta. Questo è un tipo di esempio di contrapposizione prettamente tribale e territoriale. E quindi, come capite, è estremamente complicato. In realtà quella che è la divisione che spesso si ricorda fra est e ovest è una divisione di est e ovest in parte.
È una divisione di est e ovest con dei distinguo importanti, perché la vera mappa, che è difficilissimo, forse impossibile riprodurre, dovrebbe essere una mappa a macchia di leopardo. Parzialmente diversa, possiamo andare magari alla prossima immagine. Questa è l'immagine del 2020, quindi che ha a che fare con la guerra più recente. Qui capite che invece la dimensione è già differente, qui si ritorna più a uno schema di est contro ovest, perché qui effettivamente Haftar, che nel frattempo aveva preso parzialmente il controllo anche del Fezzan, punta su Tripoli e quindi si uniscono tutti i rivali del 14 del campo tripolino, quindi misurate Zintan ad esempio e Tripoli, cercano di resistere ad Haftar, anche se alcune città anche dell'ovest in realtà poi aprono le porte ad Haftar senza combattere. Quindi in questo tipo di situazione c'è una dimensione territoriale più marcata di est contro ovest, ma per larghi tratti di questo decennio la mappa di riferimento sociopolitica della Libia avrebbe dovuto essere a macchia di leopardo. Quindi spettro della frammentazione interna, estremamente variegata ed estremamente complessa. Il secondo spettro è direttamente legato a questo ed è lo spettro dell'autoritarismo, percepito come unico antidoto a quella roba lì, cioè al crogiuolo ingestibile delle tribù. Ed è ovviamente una cosa che anche in Italia ricorre spesso, cioè l'idea, per fortuna, quando c'era Gheddafi, per fortuna che c'era Gheddafi, almeno li teneva, certo col pugno di ferro, certo era cattivo, però almeno li teneva sotto controllo. E oggi è l'idea che sta alla base dell'ascesa politica di certe figure come appunto Haftar e gli aspiranti autocrati che si propongono ordine e sicurezza sopra qualunque cosa. In realtà questo libro vuole cercare di spiegare come mai questa è una lettura superficiale e anzi controproducente. In che senso? Perché il problema di questo tipo di autocrazie, soprattutto il problema del regime di Gheddafi, tralasciando ancora una volta la dimensione morale dei crimini commessi nei confronti degli oppositori, che però è una cosa, insomma, di un certo peso, nel senso che per 40 anni è stato calcolato che con una media di uno o due all'anno c'era un golpe vero o presunto che Gheddafi schiacciava. E allora già uno comincia a dire, sì, la Libia era stabile sotto Gheddafi, insomma, diciamo che c'era uno che per stare al potere ogni 6 mesi giustiziava qualcuno. E non vuol dire uno o due, giustiziava decine di persone in diretta televisiva, con interi gruppi sociali marginalizzati e perseguitati, che naturalmente covavano odio e voglia di rivalsa, ovviamente, e ogni persecuzione e ogni rivolta schiacciata aumentava sotto le ceneri della rivolta una voglia di riaccendere il fuoco dell'insurrezione. Ma tralasciando questo aspetto, ci sono proprio due politiche strutturali del regno di Gheddafi, dell'azione politica di Gheddafi, che ci spiegano perché la crisi attuale in Libia è in larga parte riconducibile alle storture del sistema di Gheddafi. Gheddafi fece due cose. Da un lato smantellò sistematicamente l'amministrazione, le istituzioni amministrative, politiche e militari della Libia. Gheddafi non soltanto sciolse tutti i corpi intermedi, quindi i partiti li aveva già sciolti Idris in verità, ma i sindacati, i club, le associazioni politiche, quindi una depoliticizzazione scientificamente organizzata e perseguita del popolo libico, appunto smantellò l'amministrazione istituzionale del paese e le sue forze armate. Perché? Da un lato per mandare avanti, portare avanti un potere che era sempre informale, discrezionale, anche capriccioso, da parte del leader, e dall'altro per impedire il coagularsi attorno alle forze armate di possibili colpi militari, essendo lui quello che l'aveva fatto per primo e quindi sapeva bene i rischi del mestiere. Questo cosa ha significato? Ha,
significato che Gheddafi ha sottratto ai libici lo Stato in senso tecnico, ha sottratto due dei parametri dei capisaldi che si considerano alla base dello Stato moderno, cioè delle istituzioni e delle forze armate neutre e accountable, come dicono gli inglesi, cioè che rispondono alla cittadinanza, e le ha sostituite con questi meccanismi informali e con delle brigate di sicurezza reclutate per lo più tra mercenari stranieri, comandate dai suoi figli, dai suoi parenti e dai suoi amici più stretti. E questa cosa, il fatto che non ci fosse un apparato statale in cui riconoscersi e delle istituzioni neutre in cui riconoscersi, in realtà ha favorito un orizzonte identitario ancora più localistico, ancora più tribale. Cioè esattamente il contrario di quello che sembra apparentemente, cioè il fatto che Gheddafi abbia tenuto sotto controllo le tribù e le abbia messe in condizione di non nuocere. Ma soprattutto Gheddafi ha utilizzato, ha svuotato di senso le istituzioni economiche libiche. Il Ministero della Finanza, il Ministero dell'Economia, la Banca Centrale, la National Oil Company, non erano altro che strumenti distributivi dei proventi del gas e del petrolio con fine di cooptazione selettiva, cioè col fine di procacciarsi la fedeltà di segmenti specifici della popolazione, scelti ad hoc, a seconda delle circostanze, attraverso appunto le prebende e dispensa di posizioni politiche e di danaro. E questo crea un perverso meccanismo di favoritismo ed esclusione che fa sì che tutti coloro i quali sono esclusi dal network privilegiato con il potere centrale cominciano immediatamente a tramare e a cercare di opporsi per spezzare questo meccanismo, questa rete di patronaggio che vedono instaurarsi fra magari i loro rivali vicini e il capo. Questa cosa Gheddafi la fa in maniera molto abile per un po' di tempo e poi comincia a restare senza alleati affidabili, perché ha cominciato a cercare di accontentare un po' tutti, ma anche di scontentare un po' tutti, per tenere tutti quanti un po', no, incerti su, e questo alla fine l'ha lasciato senza veri alleati, salvo la sua tribù e appunto le sue brigate di mercenari. E in realtà, ripeto, l'apparente stabilità della Libia è stata punteggiata di rivolte, di insurrezioni. Per tutti gli anni 90, ad esempio, si incendia la Cirenaica e la repressione è durissima. E poi nel 2011 tutti questi istinti che covavano a lungo trovano la valvola di sfogo nel tornado delle primavere arabe e riescono, queste rivolte scoordinate fra loro in realtà, perché appunto nascono da vari centri, da vari attori, riescono a ribaltare il regime del colonnello con l'aiuto decisivo esterno. Questo in realtà, e chiudo, è il terzo spettro, cioè la prospettiva di dominazione straniera o quantomeno di ingerenza straniera nella storia della Libia. Ovviamente il caso coloniale è l'esempio più eclatante di dominazione forzata, di ingerenza aggressiva e violenta, ma anche la stessa indipendenza della Libia come Stato unitario è in realtà frutto di un compromesso piuttosto curioso e niente affatto scontato fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, al cospetto di potenze neocoloniali come la Gran Bretagna e la Francia, che avevano strappato la Libia all'Italia durante la guerra e che si erano insediate con le loro amministrazioni militari in Cirenaica, gli inglesi, nel Fezzan, i francesi, con tutte le intenzioni di restarci. E gli italiani addirittura volevano cercare di riottenere la Tripolitania come amministrazione fiduciaria, no? La trustership, come si diceva all'epoca, cosa che poi ottennero in Somalia, come è noto. Non ci riescono in Tripolitania per un voto dell'Assemblea dell'ONU, come è noto. Dunque, appunto, la Libia, che è stata unificata in realtà come unica colonia unica, perché a lungo anche gli italiani tengono due amministrazioni separate, c'è un governatore in Cirenaica, c'è un governatore a Tripoli. Poi ne fanno una colonia unificata all'inizio degli anni 30, quando termina la riconquista, e poi all'inizio degli anni 40, quando la Libia viene perduta, già alla fine del 42, viene di nuovo smembrata. Da chi? Appunto dagli inglesi, che
si piazzano in Cirenaica, e dai francesi che si piazzano nel Fezzan. E l'esito dell'unificazione, dell'indipendenza come stato unitario, è un esito per nulla scontato, e anzi era una delle opzioni non tra le prime, tra le preferite, fra quelle più gettonate nel momento in cui si discuteva l'assetto del mondo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è questo tipo di unificazione calata dall'alto, non frutto di un movimento indipendentista dal basso, anche perché, ultima parentesi, mancava la classe media che potesse farlo. Mancava una burocrazia, una classe media produttiva libica che era stata costruita nelle altre colonie francesi e inglesi, e che invece il regime fascista accentratore non aveva avuto né la voglia e neanche il tempo, perché la Libia cadde quasi subito, per costruire. E quindi appunto l'indipendenza stessa era una sorta di imposizione dall'alto. Idris stesso era un cirenaico, non voleva diventare re di tutta la Libia. E poi quanto a ingerenze, c'è cioè, ovviamente il 2011, cui sarebbe da parlare per tutta la notte, ovviamente si è parlato a lungo del ruolo della Francia, un ruolo particolarmente perverso nella vicenda non solo del 2011 ma anche più recente rispetto all'impresa di Haftar. E tuttavia, ecco, un'altra cosa che ci piacerebbe fare con questo libro è provincializzare un po' il discorso, perché è vero che noi abbiamo sempre questa sorta di rapporto di odietano con i nostri cugini transalpini, per cui tendiamo sempre la Francia, la vediamo sempre, no? E la critichiamo sempre volentieri, e se lo merita anche, per carità. Però in Libia, in realtà, in anni recenti sono stati altri paesi che hanno ancora più della Francia preso il controllo, comunque giocato un ruolo dominante nelle escalation militari. Hanno giocato delle guerre per procura, e questi paesi sono paesi come gli Emirati Arabi, come il Qatar, come l'Arabia Saudita, come l'Egitto, come la Turchia e come la Russia. E più recentemente proprio queste ultime due, Turchia e Russia, sono diventate le protagoniste di guerre combattute non più solo finanziando delle proxy forces, quindi degli alleati per procura sul terreno, ma mettendo sul terreno i propri mezzi e i propri uomini. Se vogliamo abbiamo le ultime due carte velocemente. Questa è l'offensiva che Haftar lancia su Tripoli nell'aprile del 19 con il forte sostegno degli emiratini, degli egiziani e di lì a poco della Wagner, che è questa compagnia di contractors russi di cui avrete sentito parlare anche in merito all'Ucraina. L'offensiva va molto vicina a conquistare la città fino a quando Tripoli non ottiene un accordo con il governo di Erdogan, e c'è l'ultimissima carta: i turchi sbarcano in Tripolitania ingenti quantitativi di materiali, forze speciali, contractor a loro volta, mercenari tratti dalla Siria, batterie antiaeree, riescono a neutralizzare i panzer russi con la guerra elettronica di cui in quanto stato membro NATO ovviamente i turchi sono dotati, qui è la controffensiva dell'anno successivo scatenata dal governo di Tripoli, che praticamente riconquista tutta la Tripolitania e ributta indietro i cirenaici fino al confine Giufra-Sirte. E dunque appunto stiamo in realtà assistendo a che cosa? Al fatto che queste due potenze, la Russia poi nel frattempo ha rafforzato ulteriormente le posizioni di Haftar, ha mandato giù i MiG, addirittura i Su-24, quindi un impegno del tutto importante, e che ha prodotto per queste potenze che cosa? Il fatto che si cominciano a spartire i progetti, i programmi di ricostruzione, i progetti infrastrutturali, i progetti energetici, ce li hanno in pugno loro, hanno cominciato a ottenere basi militari stabili, permanenti, i turchi al porto di Misurata, alla base aerea di Al-Watiya, i russi a Sirte, c'è la Wagner nella mezzaluna petrolifera. Questi due paesi stanno in realtà tenendo in pugno il processo politico libico più recente. E quindi chiuderei ricordandoci che insomma quello a cui stiamo assistendo è, se vogliamo, una ricolonizzazione della Libia da parte di potenze che non chiamiamo neocoloniali o imperialiste,
perché non sono occidentali, ma in realtà, diciamo, avendo un po' di memoria storica, questi due erano due imperi, come no? L'impero turco, l'impero ottomano, e oggi al revival di neo-ottomanismo, no? di Erdogan, e l'impero zarista e poi l'Unione Sovietica, a suo modo un altro impero, quindi hanno tradizioni imperialiste e come, e hanno capito che nel processo di ripiegamento occidentale dal Mediterraneo allargato c'è spazio per ricavarsi delle basi in quello che è il nostro vicinato. E quindi da questo punto di vista il libro si apre con la cacciata dei turchi da parte degli italiani dalla Libia e si chiude con il ritorno dei turchi che hanno di fatto scalzato in buona parte anche noi dalla Tripolitania. Grazie. Ringraziamo molto lo scrittore Mattuzzi per quest'altro secondo e bellissimo intervento. Faccio due brevissime considerazioni e poi ovviamente siamo qui, sono qui loro a rispondere alle vostre domande, spero siano numerose. La prima cosa è estremamente la considerazione è estremamente malinconica, cioè la capacità che ha l'uomo da passare da oppressore a oppresso, da oppresso a oppressore. La vicenda dei libici che ovviamente sì, lamentano, contestano, contrastano il colonialismo italiano, poi quando hanno la forza provano a invadere il Ciano. Quindi la capacità dell'uomo di riprodurre e di modificare a suo, di reinterpretare le leggi, la filosofia è veramente desolante in questo, non c'è nulla da imparare. Altra piccola considerazione, proprio tratta dalle pagine di Stefano, quando racconta della primavera araba, e in maniera molto disincantata, anche un po' malinconica, diceva più che la libertà, qui era il motore della contestazione, era il desiderio di sovvertire a proprio vantaggio il sistema alimentare che non soddisfaceva più certe figure rispetto ad altre. Anche questo è estremamente malinconico. A volte noi, le nostre fonti di informazione, anche se sono migliorate in Italia, ma comunque c'è una troppa facilità nel mitizzare, nel voler vedere aspetti ideologici quando poi i motori sono molto molto pratici. La mia domanda ovviamente la faccio subito ed è quello del ruolo dell'Italia, durante i 42 anni di regime di Gheddafi a Stefano e poi ovviamente ora lascio la parola a voi in modo che si possano accumulare le domande ai nostri due relatori. Ci sono qualche domanda che rompe il ghiaccio? Lorenzo Ronzi. Bene, grazie. Volevo funzionare la prima cosa, non so se lo avete capito bene, ma la presenza turca e russa attualmente in Libia è conflittuale tra di sé o è una partizione che diciamo sopra qualcuno? Vabbè, rispondi subito a questa. Sì, allora, ottima domanda in realtà. È molto. Allora, ufficialmente sì, cioè la Turchia ha appoggiato il governo di Tripoli, la Russia ha appoggiato Haftar. Quindi formalmente hanno occupato due posizioni alternative, hanno appoggiato due fazioni rivali. La cosa interessante è che questi due paesi hanno sufficiente pragmatismo per rendersi conto che in realtà continuare la guerra non conveniva più a nessuno dei due, cioè non volevano arrivare a combattersi davvero fra loro. Questa è una cosa che russi e turchi hanno sperimentato anche in Siria, ad esempio, Karabakh, quindi è una costante della loro relazione, di questa loro competizione collaborativa, per cui quello che in realtà interessava loro fare era congelare la situazione in cui ciascuno dei due potesse diventare egemone a livello di sfere di influenza in una delle due parti del paese, quindi ovviamente i turchi a ovest e i russi a est. Quindi sì, sono rivali, ma in questo momento non hanno, almeno apparentemente, intenzione di scontrarsi fra loro, quantomeno in Libia, benché con quello che succede in Ucraina, insomma, non si può mai dire, perché la Turchia sta assumendo un ruolo abbastanza importante anche in quella mediazione. Quella mediazione lì è un membro NATO e quindi gli incidenti con la Wagner sono sempre insomma, sullo sfondo potenzialmente almeno. Grazie. Bene, proseguiamo con le domande, spero. Io ho due. Ma c'è il ginocchio. Semplicemente due
togli le maschere. Tanto. Io sono un collezionista di cose di Croce Rossa, storico di cose di Croce Rossa, e ho del materiale di una Croce Rossina, Gnifetti, che scrisse un libro sulla Menfi, che era una nave che ospedale che andò in Libia con la duchessa d'Aosta a assistere i nostri soldati. Ecco, le violenze evidentemente sono sempre state fatte, al di là dell'episodio di Shahrshad, che loro si comportarono da barbari, però i nostri non è che si comportarono da illuminati. Io di questa Croce Rossina ho anche il carteggio di quando ha presentato questo libro, e poi tutti i bigliettini di ringraziamento che le avevano mandato quando lei ha distribuito questo libro. E in questi documenti c'è una nota del Ministero, se non so se del Ministero della Guerra, mi pare, che le dava il permesso di pubblicare il libro a condizione che levasse determinate parti. Io queste parti che avevano fatto levare non so che cosa siano, ma probabilmente erano delle parti che riguardavano delle violenze o delle cose che non andavano raccontate. Faccio un salto, io nel 2004 sono andato a visitare la Libia. Tra l'altro Tripoli, come diceva il professore, sembra latina piuttosto che l'Eur o Rodi, perché insomma è stata costruita con tutti quei criteri, eccetera. Ecco, noi siamo andati i primi giorni a Tripoli e dico, c'era un clima quasi amichevole, qualcuno si provava a parlare italiano e cose di questo genere. Poi abbiamo visto che c'erano dei manifestini con la penisola italiana e un pugnale di traverso e una data che per l'appunto cadeva nel momento in cui noi saremmo stati in giro per il paese. Quindi siamo andati alla Tirmania meravigliosa, no? Con tutte queste vestigia del periodo romano, perché chiaramente quando i romani andavano lì dicevano sì, io ci vado, però te mi ci fa stare bene, quindi ci sono delle cose di archeologiche meravigliose, eccetera. E quindi insomma siamo partiti e siamo andati a fare questo giro una decina di giorni fra archeologia, deserto e cose di questo genere. Quando siamo tornati il clima della gente era completamente cambiato, perché quel manifestino commemorava la deportazione a Ventotene di libici che erano stati, non so in che data precisa, che erano stati deportati. Quindi ecco questo discorso di amore e odio. Poi del resto sappiamo bene che i corsi di corsi storici ci sono sempre stati e a certe cose ci sono sempre le stesse reazioni. Non è vero in storia magistra vitae, perché la storia non ci impedisce di ricadere negli stessi errori. Però faceva accenno alla Somalia. La Somalia in qualche modo è successa la stessa cosa, perché finché c'è stato Siad Barre, che era anche lui cattivo, tutto quello è riuscito a tenere in ordine più o meno i vari signori della guerra, insomma riusciva più o meno a tenerli. Levatosi al barre è successa più o meno una cosa analoga a quella ora a noi un po' più lontana, e quindi si sono sentiti meno ritorni, però anche lì è successo né più né meno che quello che sta succedendo in Libia, che è successo in Libia, semplicemente. Sì, in effetti il discorso archeologico è molto interessante, perché fu uno dei nuovi pilastri della narrazione italiana. Noi torniamo, c'eravamo stati e torniamo, e con le operazioni militari ancora in corso iniziarono già i lavori di scavo e di recupero di Sabrata e degli altri, degli altri centri archeologici, perché dava una legittimità a un'operazione di invasione. Questa è una cosa che va sempre rimarcata. Riccardo Bardotti, ti attendevo a dire la verità. Buon fine
ringrazio. Allora, ho due domande abbastanza ingenue date dalla mia profonda ignoranza in materia. Allora, la prima è una mia curiosità: come nasce e come modifica e se modifica gli equilibri politici e sociali la nascita dell'industria estrattiva in Libia? Già si era intuito al tempo della dominazione italiana che forse non era stato colonizzato, poi non se ne va di niente, a un certo punto si scopre che non era stato colonizzato. Ecco, cosa succede dopo? E poi una mia piccola curiosità che mi ha sempre fatto sorridere, la censura che tutt'oggi continua sul film Il Leone del Deserto, che non è nemmeno bello, esprimo un giudizio personale, però ecco, continuate con questa censura mi sembra, mi fa sorridere, ecco, chiedere la ragione. Perfetto, allora quindi una domanda che Francesco e Stefano, perché la seconda, chi vuole cominciare? Sul Leone del Deserto, anch'io devo dire che sono rimasto abbastanza stupefatto, sono riuscito a vederlo qualche anno fa, non so, passato da una TV privata, quindi riuscì a vederlo. E appunto è un film, sì, mediocre da molti punti di vista, e il fatto che in Italia non abbia mai comunque avuto una circolazione, con tutto che è un colossa, era quando fu fatto un colossa, è veramente curioso, ma io direi che tutta la questione di Omar al-Mukhtar è abbastanza censurata, che invece è molto interessante, ma paradossalmente è interessante anche, come accennavo prima, dal punto di vista in realtà dell'efficacia della controguerriglia italiana, soltanto che figurarsi nel secondo dopoguerra parlare di efficacia della controguerriglia italiana ed è tuttora tabù, tutto sommato. Cioè, il colonnello Malta, io ho trovato in archivio appunto la sua relazione che è a disposizione, l'ho anche pubblicata su Internet tanti anni fa, che fa un'operazione di controguerriglia da manuale veramente, e che porta alla cattura di Omar al-Mukhtar. Tra l'altro lui neanche senza macchiarsi di crimini, non è che nel combattimento, poi è dopo quello che succede, dopo che lui viene impiccato, Omar al-Mukhtar viene impiccato praticamente senza processo, diciamo, insomma, ma tutto questo non si sa, ma non soltanto non lo sa il grande pubblico, ma di fatto non lo sanno neanche i nostri militari che poi hanno dovuto affrontare delle missioni all'estero di fatto di controinsurrezione in Iraq e in Afghanistan, ma il colonnello Malta non sa neanche chi sia, cioè c'è una sorta di censura anche all'interno dell'esercito sulle cose tecnicamente efficaci che abbiamo imparato a fare in Libia in quei 20 anni, perché sì, è ovvio, perché insomma, perché era durante l'impegno fascista, perché comunque stavamo soffocando un'insurrezione popolare, eccetera, eccetera. Il caso del film poi veramente è clamoroso, però effettivamente. Sì, molto velocemente, magari riesco a rispondere a tutte e due insieme, perché in realtà si legano un po', diciamo, il ruolo del petrolio, il ruolo dell'Eni, l'Italia, ecco. Sì, in realtà è la vera svolta della storia della Libia, che nei primissimi anni sembrava veramente un paese devastato, già era uno scatolone di sabbia, il cosiddetto, no? E dopo la guerra era ridotta, c'era l'inviato ONU che seguì il processo di indipendenza e che stilò una serie di report sulle possibili indicazioni per lo sviluppo economico della Libia, che scrisse: se la Libia racchiude tutti i problemi di qualunque paese al mondo, tutti condensati in uno, se si riesce a portare questo paese a un livello di sviluppo sostenibile, c'è speranza per chiunque sulla terra. Quindi questa era la sensazione, che era più che una sensazione, era il frutto del lavoro degli esperti dell'ONU. Il petrolio, pare che Idris, perché fu sotto Idris che cominciò il petrolio, commentò all'ambasciatore americano che lui era dispiaciuto del fatto che si fosse trovato il petrolio, avrebbe preferito che si trovasse acqua, perché diceva che l'acqua fa degli uomini dei lavoratori, mentre il petrolio li fa sognare, gli fa credere che non si possa guadagnare senza lavorare, e soprattutto forse già intravedeva, diciamo, le grinfie delle compagnie petrolifere occidentali che subito si fiondarono sulla Libia. Infatti, naturalmente ci sono due binari qui. Uno è la colonizzazione economica fatta dagli occidentali in Libia, che ha avuto un momento di stop quando Gheddafi nazionalizza la maggioranza delle compagnie, salvo l'Eni.
e qui faccio una parentesi sul rapporto con l'Italia, Gheddafi ha un rapporto di odio e tanto con l'Italia e viceversa, un autore l'ha definito il nostro miglior nemico, nel senso che da un lato spelle la comunità italiana, che subiva continui soprusi peraltro, però dall'altro non nazionalizza le aziende italiane. Le aziende italiane, non solo l'ENI, ma anche Snam Progetti, eccetera, sono le uniche che continuano a lavorare in Libia. I servizi segreti italiani ripagheranno questo rapporto preferenziale salvandogli la vita in varie occasioni, cioè svelandogli alcuni dei complotti ai suoi danni, alcuni a opera dei senussiti che facevano capo a un membro della famiglia reale, e poi pare che addirittura lo abbiano avvisato quando Reagan fece bombardare Tripoli per fare un intervento chirurgico e decapitare il regime, e fu salvato, perse una figlia, ma fu salvato proprio da una soffiata. E da allora poi è cresciuto il rapporto bilaterale con l'Italia, fino al trattato di amicizia del 2008-2009, in cui l'Italia ha ammesso per la prima volta, cioè ci è voluto, bisogna aspettare il terzo millennio per ammettere i crimini coloniali dell'Italia in Libia. Questo è indicativo a proposito di Omar al-Muhtar e del film. Quel trattato non solo ammette i crimini, ma sancisce una serie di compensazioni finanziarie alla Libia, e però rafforza i rapporti anche di ambito energetico e di controllo delle migrazioni, perché sembra nata ieri la questione delle migrazioni, in realtà è una questione endemica. Questa è proprio una classica distopia di chi continua a trattare come emergenziale un problema che è endemico. Cambiano le proporzioni, i numeri, questo sì, però c'era sempre un problema di controllare i flussi dalla Libia, e Gheddafi ci giocava ovviamente, li apriva, poi chiudeva i rubinetti a seconda. Quindi quel trattato ha cercato di stabilire anche un rapporto più chiaro di collaborazione su quel fronte. È una delle ragioni per cui Gheddafi è stato scazzato con quel trattato, nel senso che una delle ragioni per cui la Francia ha spinto così fortemente per l'intervento nel 2011 è proprio di sostituirsi all'Italia come principale attore geopolitico in un'area in cui la Francia aveva cominciato a fare enormi affari, perché Sarkozy e Gheddafi avevano cominciato a concordare forniture di milioni di euro di armi francesi alla Libia. Poi arriva il trattato con l'Italia e la Francia si rende conto che il partner preferenziale è ancora Roma. Questa è una delle ragioni per cui Sarkozy, poi sono state dette tante cose, è stato detto il problema dei finanziamenti illeciti, che con ogni probabilità sono reali, perché c'è stato un processo, Sarkozy è stato portato alla sbarra per questo, che però non so quanto questo abbia influito sulla decisione di spingere per l'intervento, non so quanto ci fosse di personale, forse era un contorno, ma le vere ragioni erano geopolitiche, erano proiezione dell'influenza della Francia in un'area dove la Francia aveva perso il controllo della Tunisia, perché Ben Ali era stato scalzato, e Sarkozy, non appena iniziano le primavere arabe in Tunisia, partono dalla Tunisia, come ricordate, la Francia appoggia Ben Ali, quindi gioca una partita in difesa della stabilizzazione regionale, non del cambiamento, e si trova scalzata, cioè vede il suo alleato scalzato dalla folla, dalla piazza, dalle truppe, e quindi perde un referente in quella zona, si trova anche contro il vento del momento, perché in poche settimane comincia appunto Egitto, cade Mubarak, poi la Siria, poi la Libia, e quindi c'era un momento in cui sembrava che il mondo andasse in una direzione e la Francia fosse l'unica che voleva tenersi gli autocrati, e allora anche questa è un'altra ragione per cui, ecco, comunque chiusa la parentesi, per finire col petrolio, ecco, per tornare al petrolio velocemente, il petrolio è l'altra cosa che si è accompagnata a queste trame occidentali per andare a controllare il petrolio libico, è però come i libici hanno usato il petrolio, nel senso che la scoperta del petrolio ha portato a una urbanizzazione fortissima negli anni 60, quindi con una diaspora di elementi delle tribù dell'interno verso le città della costa, e questa è una delle ragioni per cui della mappa che vi mostravo prima, in realtà le tribù si sono sparpagliate, ok? E quindi questa cosa ha avuto un impatto nel complicare ulteriormente la mappa sociale e politica della Libia. E però appunto il vero problema è che i proventi del petrolio vengono utili-
utilizzati, venivano utilizzati sia da Idris e soprattutto da Gheddafi per comprarsi il sostegno politico di determinati segmenti tribali del paese. E questa cosa ha da un lato illuso i libici che si potesse praticamente essere un paese ricco senza fare impresa, senza fare infrastrutture, senza sviluppare e diversificare l'economia. Gheddafi era un leader che si portava avanti un'idea del socialismo arabo, se vogliamo, quindi mise fuori legge la proprietà privata e l'impresa privata, facendo scappare la parte più produttiva del suo popolo e anche la parte intellettualmente più, come dire, istruita. E quindi c'era solo il petrolio e il gas, 98% dell'economia libica basata su quello. E quindi voi capite che nel momento in cui quella roba lì viene utilizzata per comprare la fedeltà politica di chi fa comodo al momento, poi c'è lo sconquasso che abbiamo descritto e si interrompe la produzione perché ciascuna milizia comincia a dire: adesso io per ottenere un ministro blocco il terminale. E questo è un gioco che va avanti da anni senza che nessuno dica nulla. Questo da parte dell'Unione Europea, da parte della stessa NATO che ha fatto l'intervento, non rendersi conto che occorreva un intervento di post-conflict per impedire il latrocinio organizzato dalle strutture economiche libiche che hanno fornito fiumi di denaro alle milizie che sono diventati i veri detentori del potere. I governi non contano più nulla, perché il governo dura soltanto fino a quando la milizia che lo sostiene decide che c'è un altro che non gli dà qualcosa di più, e quando una milizia non sa come farsi sentire blocca la produzione petrolifera. E non aver disarmato le milizie il giorno dopo l'intervento è stato probabilmente l'errore più macroscopico che si potesse fare, e che si spiega, forse su questo Gastone può dirci qualcosa perché lui ha lavorato tantissimo sull'Afghanistan, quindi il crisis management degli occidentali l'ha studiato anche lui, si spiega a mio giudizio proprio col trauma dell'Afghanistan e dell'Iraq, la non volontà di correre neanche il benché minimo rischio di impantanarsi in un'altra situazione in cui magari ti sparano addosso. Ecco, questo forse... Cioè, prego, prego. No, dicevo, a questo punto era molto meglio quando c'era Gheddafi, facevano morti, questa appunto il rischio è che poi che mi dicevano anche alcuni libici con cui ho parlato per fare il libro, il rischio è che tanti stanno dicendo che Gheddafi era quello che era, però è un rischio perché in realtà le strutture del sistema di Gheddafi sono la ragione per cui siamo in questo marasma, però è probabilmente inevitabile che ci sia un revanchismo, o quantomeno così un revisionismo, ecco, di quello che fu il regime di Gheddafi, tant'è che suo figlio era uno dei candidati a vincere le presidenziali che non si sono tenute, aveva oltre il 20% dei consensi, che tutto sommato per uno che è stato in carcere per crimini contro il popolo libico fino all'altro ieri è una cosa non da poco. Immaginatevi se faceva campagna elettorale, 20% appena uscito dalla prigione, figuriamoci se si metteva a fare campagna elettorale. Sì, Gabriele, scusa. Facevo una fede. Mascheri? No, volevo solo più che una domanda, perché ce ne sono già state e tutte interessanti, ricordare, non credo sia stato fatto prima, mi scuso del ritardo con Gabriele e con i relatori, ma la visita di Gheddafi in Italia nel 2010, Villa Fanfili, resa io un momento in cui la dignità nazionale forse si è abdicato rispetto alla dignità nazionale, ma si può capire perché, però credo che ci fosse un limite, no? Che si poteva comunque tenere un punto di equilibrio o, come si dice oggi, un punto di caduta. In quel caso non fu fatto, ecco, mi interesserebbe, se ma proprio in due parole, sapere una vostra opinione su questo. Sì, no, questo è un nodo direi fondamentale. Ci riflettivo mentre Stefano parlava, che si ricollega a quest'ultima domanda. Quando il trattato italo-libico del 2008, la Francia reagisce, l'Italia non difende Gheddafi, no? Cioè, l'Italia non difende i propri interessi in Libia e di fatto non difende Gheddafi. Tutti si sono chiesti perché, c'è cioè, questa incapacità del governo italiano, questa pusillanimità, l'essere stati colti di sorpresa. In parte può essere anche vero, in parte però, e mi ricollego appunto a questa ultima osservazione, cioè Gheddafi era diventato indifendibile, ma era diventato lui indifendibile.
incredibile come personaggio, era un pagliaccio, era un... Quindi noi siamo stati chiaramente assolutamente inqualificabili nel modo in cui lo abbiamo accolto a Villa Panfili, gli abbiamo consentito di fare, di mettere in scena un certo tipo così di spettacolo proprio. Però ormai come si faceva a difendere Gheddafi nel 2010? Con le prime aeree arabe appunto che stavano per iniziare e qualcuno ne aveva sentore. Cioè, ci siamo trovati in una situazione strategicamente in un vicolo cieco. Quello era il nostro alleato a cui ci eravamo legati da decenni, a cui avevamo appunto difeso, con cui avevamo firmato un trattato, però era ormai alla fine della sua vita politica, della sua sanità mentale probabilmente, del suo equilibrio come interlocutore possibile, quindi era diventato indifendibile. Ci siamo trovati colti di sorpresa non tanto dalla reazione francese, che probabilmente era prevedibile, ma dal fatto di non avere un qualcuno da sostituire noi a Gheddafi in tempo, prima che si scatenasse appunto la ribellione contro di lui, a quel punto si perdesse il controllo della situazione. E alle volte capita che le cose vadano non per il verso che un governo, che anche un apparato, io non credo così dilettantesco come il nostro, di servizi di sicurezza, eccetera, cerca di controllare. È andato proprio fuori controllo perché un paese, come diceva Stefano, un'autocrazia in cui Gheddafi aveva avvocato a sé praticamente tutte le leve fondamentali del potere, e negli anni 2010 non era più in grado di gestire nemmeno lui. Quindi non si poteva continuare a tenerlo in piedi contro, tra l'altro, un alleato della NATO che stava invece lavorando per farlo cadere. Purtroppo avessimo qualche anno prima, invece che farlo giocare a calcio nel Perugia, trovato un figlio di Gheddafi in gamba da mettere al suo posto nel 2005, eliminando il padre, e probabilmente adesso le cose sarebbero molto diverse, non necessariamente migliori, però molto diverse. L'altra cosa, scusate, perché alla domanda che mi aveva un po' rimbalzato Stefano, perché non sono state disarmate le milizie, giustissima l'osservazione, ma perché la risposta in questo caso è semplice, perché disarmare le milizie in un contesto come quello significa far scorrere del sangue, parecchio sangue, anche dei propri militari, non c'è niente da fare. Se uno deve disarmare migliaia di uomini armati che a quel punto capiscono che è la loro ultima occasione per avere una parte nella gestione del potere del paese, non deporranno le armi senza combattere, molto probabilmente si daranno appunto alla guerriglia, si daranno, e farlo significa combattere. E nessuno dei paesi occidentali in quel momento, Stati Uniti in primis ma anche gli altri, avevano voglia di vedere tornare a casa i loro ragazzi avvolti nelle bandiere, come purtroppo capita in questi casi. Una battuta velocissima. Sì, finivo la risposta. Prego, faccia anche lei. Faccio brevemente a quello che ha appena detto, cioè che non eravamo più in grado di difendere Gheddafi, ma mancare di difenderlo, addirittura ad attaccarlo, ce ne vuole ancora. Perché io ricordo di andare a bombardare, ricordo in quegli anni un pesante intervento dell'allora presidente Napolitano sul capo del governo Berlusconi, perché se prendesse parte attiva alla guerra. Quindi facendo proprio l'ennesimo salto tipico del nostro paese, come il Fiumine è sempre stato nella nostra storia. Sì, sì, no, è giustissimo. A quel punto, adesso io non ricordavo l'intervento di Napolitano, adesso che me l'ha ricordato lei, sì, e probabilmente a quel punto, perso per perso, siamo saltati sul carro di quello che ormai era il vincitore. Andava appoggiato prima che Gheddafi, una volta che era cominciato, no, l'intervento contro lui, si era capito che non era più possibile quale sarebbe stato l'esito, abbiamo cercato di aggregarci al carro di quello che era ormai chiaramente il vincitore. Sì, nel libro ricostruiamo proprio i momenti in cui si è deciso l'intervento, sia a livello internazionale che a livello italiano. Si decise nel foyer del Teatro dell'Opera della Scala durante la prima della stagione operistica. Lì si decise, fu un consiglio dei ministri straordinario a cui partecipò Berlusconi con Gianni Letta, c'era il presidente Napolitano, c'era il ministro degli esteri della difesa della Russia e il ministro degli esteri Frattini in collegamento da New York, dove l'ONU discuteva la risoluzione che sarebbe stata la base legale per l'intervento, e nell'intervallo dell'opera si decise di una guerra. Cioè, poi la politica e la geopolitica è fatta anche così,
uno si immagina chissà quali complotti, sarebbe da fare una lunga parentesi metodologica su cosa vuol dire orchestrare complotti a livello internazionale, non c'è il tempo di farlo, però vi lascio con questa suggestione, cioè a volte anche le grandi cose si decidono nella maniera più così, terra terra, vogliamo dire mediocre, è così, a quel punto lì si era capito che l'ONU andava in una direzione. Non solo perché c'era la Francia e gli Stati Uniti che tentennavano, perché Obama c'era leading from behind, non voleva entrare, Hillary Clinton voleva entrare, quindi c'era una spaccatura, ma c'erano molti paesi arabi che già premevano per entrare, tutti quelli del Golfo che vedevano nella Libia un rivale energetico, spingevano con, anche con frotte di fake news, come le chiameremo oggi, i catarioti, gli emiratini, Al Jazeera, l'Arabia, gli iraniani. E di fronte alla popolazione del Medio Oriente che diceva occidentali intervenite in difesa della popolazione, sembrava davvero di mettersi contro il corso della storia. E in quel momento lì le decisioni vengono prese nel corso dei minuti, cioè non ci sono due mesi per studiare i dossier e capire che paese è di fronte, chi sono i rivoluzionari, cosa si fa dopo. C'hai due ore per dire al tuo rappresentante che è a New York se votare sì o no una risoluzione. Guerre si fanno anche così, purtroppo, quindi si saltò sul carro perché ormai si era capito che se volevi avere una voce in capitolo nella Libia del domani, dovevi saltare anche tu sul carro. Sulla questione della visita di Gheddafi, concordo, anche in quel caso fu una questione di realpolitik, e tuttavia, certo, la realpolitik a volte ti costringe a stringere la mano a un dittatore, ma non ti obbliga a baciarla. Questo mi sento di dirlo, insomma. Molto bene, molto bene. Sono le 19:16, quindi bisognerebbe iniziare un pochino a chiudere, se non vi sono altre domande. Ah, ecco, bisogna. Se è possibile. Ma è infatti, non domande precise, specifiche, se non fa troppo a nessuno, ce n'è una per ognuno dei due professori. Professor Breccia, lei ha fatto riferimento alla, parlando dell'invasione della Libia nel 1911, all'opportunità strategica di poter contare anche su una sponda opposta alla nostra nel Mediterraneo. Ma non crede che quella possa essere stata una scelta oculata dopo aver perso la beffa di Tunisi, proprio Tunisi, dove noi avevamo una comunità molto numerosa, circa 150 anni, 200 anni? Un altro riferimento che lei ha fatto è quello del principio del divide impera, una cosa che ancora oggi ci rimproverano gli etiopi, perché è comune pensare da parte loro che noi, attraverso il pagare gli allora capi delle varie come dire, regioni, i RAS, mettendole al nostro soldo con i loro soldati, li utilizzavamo per combattere contro gli etiopi stessi. Ma alla fine dei fatti, questa scelta del divide impera, 25 anni dopo in Libia, bisognava anche tenere conto dei fallimenti che erano stati fatti in Etiopia dal 1885 fino al 1900. Come mai si giunge a questo tipo di decisione? Ora la domanda per l'altro professore. Lei ha fatto riferimento alla votazione dell'ONU nel 1948? Per un voto non si arrivò alla risoluzione per l'assegnazione delle ex colonie italiane, il voto contrario, almeno così la leggenda racconta, fu fatto da un haitiano che era ubriaco in sessione. No. Però c'è un qualcosa che precede la votazione all'ONU, ovvero il fallimento degli accordi per gli sforzi, dove addirittura l'Italia puntava più sulla Libia che non sul mantenimento dell'Eritrea, dove noi siamo stati per 80 anni, 70 anni, 75 anni, e dove la comunità eritrea era cresciuta insieme alla comunità italiana e ne aveva, non lo so, il termine forse non è corretto, carpito quelli che erano i valori, il modo di vivere, hanno imparato, hanno condotto
qua si sono sviluppati lavorando per e insieme fra gli italiani. Io, tanto che in quegli anni, che è una parte di storia delle nostre colonie forse non tanto conosciuta, si formarono in Eritrea anche partite a favore del pro Italia, tanto per farne uno. Beh, eppure le conseguenze delle scelte politiche fatte in Italia, professore, come mai ci portarono a fare questo tipo di scelta negli accordi tra Conte Sforza e Bevin di voler puntare sulla Libia, forse perché era più vicina rispetto all'Eritrea, forse perché avevamo delle ambizioni, si sapeva del petrolio, perché già nel 37-38 furono fatti i primi sondaggi e del petrolio si sapeva, solo che non lo potevamo estrarre perché era a tale profondità e non avevamo le trivelle che arrivavano fino a quella profondità, gli americani non ce le hanno mai volute vendere in quell'epoca. Difficile, con il regime fascista, con poi il 38, insomma, ci sono stati altri fatti noti che ci hanno coinvolto in negativo, come le leggi razziali. Però nel momento in cui il re Idris viene messo sul trono della Libia unificata, non fu una scelta democratica, era per mantenere gli interessi di Francia e di Inghilterra, davvero è stato anche citato, se la spartirono Tripolitani e Cirenaica. Lei che cosa ne pensa a questo proposito? Allora, sarò telegrafico. Con la prima domanda ha ragione, l'Italia una volta che si rende conto del consolidamento degli interessi francesi in Tunisia dice appunto qual è l'unica casella vuota dove, dell'Africa settentrionale dove ancora posso stabilire, no, appunto una presenza strategica e poi economica eccetera, quindi senz'altro. La seconda è più complessa, no? La questione di libera è più complessa. Allora io direi, semplificando un po', c'è una fase, diciamo così, di combattimento in cui è inevitabile giovarsi delle rivalità interne in un paese come l'Etiopia o come la Libia, in cui chi deve conquistare il paese di fatto, non dico non può fare diversamente, ma è portato ovviamente a sfruttare le rivalità interne per trovare degli alleati e quindi riuscire a risolvere più rapidamente la situazione. Ma questo è accaduto, non so, in Nord America quando i coloni tra il XVII e il XVIII secolo devono conquistare le prime, no, la parte orientale del Nord America, si alleano con alcune tribù contro altre, alcune tribù di indiani, cioè cosiddetti indiani. Questo capita sempre, gli inglesi in India, eccetera, eccetera. Quindi c'è una fase di combattimento in cui sfruttare le divisioni è inevitabile, che bisogna poi subito, nel momento in cui finisce questa fase, diciamo così, cinetica, come si ama dire oggi, bisognerebbe passare a una fase politica in cui invece si cerca di trovare una sintesi fra le varie componenti del paese che si è in qualche modo conquistato e occupato. Crede che non sia un caso il fatto che gli stessi comandanti militari che operarono in Libia nel 1911 avevano una grande esperienza in Eritrea fatta dal 1895 e poi, quindi hanno commesso due volte lo stesso errore, fidarsi fino all'inverosimile di persone che poi si sono dimostrate tra virgolette traditori, perché insomma poi alla fine facevano più loro. Però è chiarissimo, quello che dico è che nella fase puramente militare, se si può, è un po' una semplificazione distinguere le due, si può anche comportare in questo modo. Ai militari poi non bisogna lasciare la gestione politica, almeno ci vorrebbe poi un livello politico che intervenisse a dire va bene, adesso il paese lo abbiamo occupato, adesso cerchiamo di renderlo davvero un paese e quindi di non continuare a fomentare le divisioni interne, ma di trovare una sintesi politica. Forse abbiamo avuto questo in Libia, perché è arrivato nel 2011, insomma, perché in Libia la guerra è durata fino al 31, forse è quello che cercava di fare Balbo negli anni 30, che ha cercato di fare Balbo negli anni 30, e comunque non abbiamo avuto tempo di riportarlo fino in fondo. Grazie. Sì, molto velocemente, ha ragione, è un po' un paradosso che si sia abbandonata l'Eritrea puntando sulla Tripolitania, che ha ragione, sono quelle che ricordava anche lei, sì, subodorava il petrolio e era più vicina. Ormai l'Italia è un paese sconfitto, rinunciava a una proiezione imperiale e quindi cercava di tenere il controllo una sponda del Mediterraneo meridionale, la
più vicine e diciamo controllabili anche logisticamente possibile. E naturalmente il patto Berlin-Sforza, che prende il nome dei due ministri degli esteri, italiano e inglese, origina anche da un'altra cosa però, cioè dal fatto che gli interessi inglesi, gli inglesi avevano l'amministrazione coloniale inglese, militare temporanea, includeva sia la Cirenaica che la Tripolitania. Ma gli inglesi in Tripolitania non avevano nessun interesse e non avevano neanche alleati, laddove invece in Cirenaica c'erano appunto quei rivoli tribù transfrontaliere beduine che erano un po' in Egitto e un po' in Cirenaica e che avevano sempre coltivato un rapporto con le autorità inglesi al Cairo, e gli inglesi facevano pressione agli italiani fin dalla prima guerra mondiale, quando si era alleati, per ritagliare un emirato senussita a fare da stato cuscinetto fra la Libia italiana e l'Egitto britannico, indipendente ma sotto protettorato britannico. E quindi lì loro avevano i loro alleati tribali e avevano i loro interessi strategici, vedevano nella Cirenaica il bastione occidentale del Medio Oriente, e infatti lì investirono con le loro compagnie petrolifere e richiesero a Idris le loro basi militari, laddove gli americani invece si presero le basi attorno a Tripoli. Quindi agli inglesi bastava la Cirenaica perché era quella che sapevano di poter controllare, i francesi volevano le Fezzan, però vedevano una continuazione del Sahel francese, gli italiani provarono a inserirsi in questo gioco, e però la proposta fu poi bocciata e quindi si arrivò alla situazione. I francesi fino all'ultimo tentarono, anche dopo che la Libia era unificata, mantennero guarnigioni a Gas e a Gadamet, fino al 54, se non sbaglio, cioè ben 3 anni dopo che la Libia era uno stato sovrano, continuavano a cercare di restare aggrappati a questo Fezzan, quindi senz'altro. Bene, visto che comunque l'ora è già abbastanza tarda, direi che si può concludere qui questo incontro. Vi ringraziamo per essere stati presenti. Pubblico stasera era fortunatamente, ci fa molto piacere, numeroso e interessato.